Ciao a tutti. Si prepara Roberto Reggi. Il mio nome per il futuro è Federico. Federico ha quasi 9 mesi. Ama accarezzare il gatto e mette in bocca qualsiasi cosa trova. Il nome che ho scelto è Federico perché da quando è nato il futuro ha cambiato forma, non è più un concetto importante ma astratto, ma è diventata una questione di necessità, di bisogni, una cosa concreta. Ecco, oggi in Italia per crescere i bambini servono gli asili, ma solo un bambino su 5 ha posto in un asilo in Italia. Ma i posti di asili non bastano, bisogna cambiare anche il mercato del lavoro, gli orari incompatibili con quelli delle scuole, la precarietà che è nata come eccezione è diventata regola, l'impossibilità da parte per esempio delle finte partite IVA di avere la maternità, di avere i permessi per malattie dei figli, sono tutte cose che tutti i giorni i genitori in Italia vivono. E l'Italia, si dice il famoso film, non è un paese per vecchi, ma l'Italia non è nemmeno un paese per genitori lavoratori, perché la cura è tutta spinta solo esclusivamente, principalmente sulle donne e sui nonni, perché il welfare familiare oggi è ancora quello del modello in cui c'è l'uomo monoreddito e la donna che sta a casa a cura i figli. Invece l'assistenza ai bambini, la cura, dovrebbe essere tripartita tra le aziende, le famiglie e lo Stato. Per un semplice motivo, anche cinico se volete, che se un lavoratore è più sereno, se un lavoratore ha una contribuzione, ha uno stipendio sufficiente per poter mantenere decorosamente i suoi figli senza dover guardare il mezzo euro a fine mese per pagare le bollette, se non avrà qualcuno che lo accudisce suo figlio, sarà un lavoratore più contento, più felice e anche più produttivo. Ecco, quando... non so se lo sapete, che i bambini finlandesi ricevono, quando nascono, una scatola. In questa scatola c'è tutto il necessario per vivere per i primi mesi. Ecco, in Italia un bambino riceve 30.000 euro di debito pubblico. Quando si legge, no, che 300 punti di spread corrispondono a circa 90,6 miliardi di euro di interessi che vengono semplicemente spesi, ma io direi meglio bruciati, per sovvenzionare, per tappare il buco del debito, ecco, tutti quei soldi non vengono utilizzati per cosa? Non vengono utilizzati per tagliare il cuneo fiscale, per riuscire a dare dei soldi in più a chi guadagna 1.000 euro al mese, e in gran parte dei casi non verranno utilizzati per comprare caviale beluga o andare al casino tutte le sere, ma magari appunto per comprare i pannolini, qualche gioco nuovo, senza avere l'ossessione dei soldi, perché sappiamo che i genitori tolgono prima a se stessi prima di togliere ai propri figli. Ecco, il mio nome per il futuro è Federico, perché io Federico ha una mamma e un papà che lo Stato riconosce, ma ci sono tanti Federico che in realtà hanno due mamme o due papà e che invece lo Stato non riconosce, eppure pagano le tasse come tutti gli altri. Il nome del futuro per me è Federico perché io vorrei che le infrastrutture che si fanno oggi in Italia, stradali, ferroviarie e digitali, servano a lui, non a suo figlio, per essere un cittadino consapevole e un lavoratore competitivo in un paese efficiente e non in declino. Ecco, io scelgo come nome Federico per il futuro perché se penso che in un paese il 40,1% dei giovani è disoccupato e che al sud il 60% delle donne dai 24 ai 60 anni è inattiva, cioè il lavoro non lo cerca nemmeno, beh, allora io penso alla mamma di Federico che per sua fortuna tornerà a lavorare e al fatto che per ogni donna che torna a lavorare ci sono almeno altri 3 posti di lavoro che si creano e 2 su 3 su questi sono donne. Però questo è un dato che le persone sembrano non contemplare. Chiudo dicendo che io vorrei che il tempo che si dedica nel partito non sia un tempo sprecato, non sia un tempo inutile, un tempo che togli alla vita con tuo figlio, ma che sia un minuto in più per riuscire a costruire il futuro per tutti i Federico, per tutti i Cristiana, per tutti gli Ahmed che oggi accarezzano il gatto e vogliono mettere in bocca a tutti. E l'8 dicembre non stiamo semplicemente cercando di mettere un nome su una sedia, ma stiamo cercando di costruire il futuro per Federico e per tutta l'Italia. Grazie. Grazie di cuore.